Oh,
quartiere ha risvegliato. Altri sono partiti. Che mai questo infortunio? Lasciamolo passare sotto quegli archi non veduti. Vedrò quanto bisogna. Thank you.
conoscere, per questo voglio le mie gran ragioni. Intendo, intendo, la lascio in libertà. No, no, dico, resta qua. Forse i disegni miei non giunti in opportuno, ma cospetto, vivi un po', buona nana. Come ti trovi qua, cotar del mondo, ti vengo gras fecondo. La miseria, signore. A Virgo. Grazie. Hai messo ancor giudizio. Oh, e come, ed ella? Come in Siviglia? Ora te lo spiego. Al bravo di un fior di bellezza, una fanciulla, figlio di un certo medico barbogio che qua da pochi mesi è stabilito. Io di questa invadito, lasciai padre e parenti e poi mi impenni. E qui la notte e il giorno passo girando a quei balconi intorno. A quei balconi un medico? Cospetto, siete ben fortunato. Sui maccheroni il cacio v'è cascato. Come? Ma certo, Valenzio, io sono barbiere, parrucchiere, chirurgo, botanico, speziale, veterinario, insomma, il faccendiere di casa. Oh, che sorte! E non basta, la ragazza figlia non è del medico, è soltanto la sua pupilla. Oh, che consolazione! Perciò, dico, cos'è? Apri il portone. Don Basilio venisse a ricercarmi, che aspetti? Le mie nozze con lei meglio che affrettare, sì, dentro oggi io questo cuore. Dentro oggi le sue nozze con Rosina, a vecchio rimbambito. Ma dimmi tu, chi è questo Don Basilio? Un solenne imbroglion di matrimoni, un collo torto, un vero disperato, sempre senza un quattrino. Già, è maestro di musica. Insegna alla ragazza. Bene, bene, tutto giova a saper. Ora pensate della bella Rosina a soddisfare le brave. In una canzoletta così alla buona, il tutto spiegatele, signore. Una canzone? Certo, ecco la chitarra, presto andiamo. Ma io? Che pazienza! Ebben, proviamo. Oh,
abbastanza convinti che qualcuno è entrato, sia. Ella si è ritirata. Fatto spettone, io te ne dio, vado di costo vedere, io voglio parlarle. Ma tu mi devi aiutare. Che storia, ti simpa, aiuterò. Da bravo, è il logico che tu mi traduci in quella casa, dimmi come farai. Via, del tuo spirito, vediamo quanta prudenza. Del mio spirito, bene vedrò. Ma in oggi... E via ti intendo, farà non dubitar di tue fatiche, largo compenso avrai. Davvero? Parola! Non per ora di sezione! Ora mi c'è me, animo, via! Son pronto! Ah, non sapete i simpatici effetti prodigiosi che da pagare nel signor Lindoro! Lindoro produce in me la dolce idea dello. Qualche
bene che si fa. Si mor di noia. Oh diavolo, possibile una ragazza bella e spiritosa. Papà mi fa per ridere e mi serve lo spirito che giova la bellezza, si chiude sempre sopra quattro mura e mi par d'esser proprio in sepoltura. In sepoltura, oimo. Sentite, io voglio. Ecco il tuo davvero. Certo è la sua voce. Salva, salva, fra poco ci rivedremo. Ho da dirvi qualche cosa. Sì, ancora io, signor Figaro. Bravissima, vado. Quante garbato. Ah, disgraziato Figaro, hai un degno, ha maledetto. Oh, alberato. Ecco qua, sempre grida. Ma si può dar di peggio? Un ospedale affatto di tutta la famiglia, a forza d'oppio, sangue e stranchiglia. Signorina, il barbiere lo vedeste? Perché? Perché lo vuol sapere? Forse anche egli va d'ombra. E perché uno? E ben ve lo dirò. Sì, l'ho veduto, gli ho parlato, mi piace, è simpatico il suo discorso, il suo giovinale aspetto. Crepa di occhio, vecchio maledetto. Vedete che grazietta, più l'amo e più mi sprezza la briccona. Certo, certo, il barbiere che la mette in malizia. Ah, barbiere di inferno, tu me la pagherai. Don Basilio, giunsete a tempo. Io voglio per forza o per amor, dentro domani, sposar la mia Rosina. Avete inteso? Alma viva! Sì, l'incognito amante della Rosina! Appunto quello! A diavolo! A chi ci vuol rimedio? Certo, ma... la sordina! Sarebbe a dirlo? Così, con buona grazia, bisogna principiare, o inventar qualche favola che al pubblico lo vede. In malavista e comparir la faccia un uomo infame, un'anima perduta. Io vi servirò fra quattro giorni, credete a me, Basilio ve lo giura. Noi lo faremo sloggiare da questa mura. E voi credete? Ma certo, medio sistema e non sbaglia. E vorreste, ma una calunnia? Dunque, la calunnia fosse, voi non sapete. No, davvero? No, uditemi e facete. Oh.
terra. So, comunque, sibilando, alla scorrendo, va scorrendo, aronzando, va ronzando, e nell'orecchio della gente, innamorati, metterla in salvo sarà ben sicuro.
via, pulisiti il bottino. Perché stanno da chiusi, procuriamo di parlare alla ragazza. Vuoi solo appunto? Ebbene, signor Figaro. Gran cosa, signoria. Davvero? Mangeremo dei confetti. Come sarebbe a dire? Che sarebbe a dire che il vostro venditore ha stabilito essere dentro domani vostro marito. E via. Oh, ve lo giuro. A stendere il contratto col maestro di musica. Là dentro si è serrato. Sì, la paglia da me. L'avrà da amar con me. Ma dite, signor Figaro, e voi, poco fa, sotto le mie finestre, parlavate a un signore. Ah, sì, un mio cugino, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cuor. Qui venne i suoi studi a compire, e il poverin cerca di far fortuna. Fortuna, ella parò. Oh, ne dubito assai. Confidenza ha un gran difetto d'osso. Un gran difetto? Ma grande! È innamorato morto! Sì, davvero! Quel giovine, vedete, mi interessa moltissimo. Perfetto! Non ci credete? Oh, sì! E la sua bella, sì, abita lontano! Oh no, cioè, qui, due passi. È bella. Oh, bella assai, ecco il suo ritratto in due parole. Una grotta genialotta, capello nero, guancia porporina, occhio che parla e mano che innamora. E il nome? Il nome ancora. Il nome, ah, che bel nome. Si chiama. E ben si chiama? Poverina. Si chiama Poverina? Oh, ma no. Si chiama R.O. Ro? Brava, S.I. Rosi e neanche Rosina. Un biglietto.
Rosina che venne a far colui questa mattina. Dino, non so nulla. E ti parlò? Oh, mi parlò. E che ti diceva? Oh, mi parlò di certe bagatelle e del figurin di Francia, del mal della sua figlia Marcellina. Davvero? Che vuol dire questo dito così sporco di inchiostro? Sporco? O nulla, io me l'avevo spottato e con l'inchiostro ora lo so medicato. Che diavolo! E questi fogli o son cinque, eran sei. E quei fogli? È vero! Tu non mi son servita a mandar dei confetti a Marcellino. Bravissima. Era penna perché fu temperata. Come hai detto? La penna. La penna, la penna, la penna. Per disegnare un fiore e tu. Soffre mio quel poco a far, soffre mio quel poco.
Bartolo, eccetera, eccetera. E sentiamo... E andate il diavolo! Non state! Che se parlo, cosa fa signor Giappolo, cosa fa signor Giappolo? Non ha dato corso, ma la vita non vi mi sa, non vi mi vuol restare! Restar sicuro! Ma so stufa mia padrona, nel cuore un buon bastone, dopo la di qua sloggiare presso fuori, presso fuori, presso fuori, presso fuori, presso fuori un buon bastone, o parà di qua sloggiare.
destino, quel soldato per quanto abbia cercato, nullo conosce in tutto il reggimento. Io dubito e cospetto, che dubbi far, scommetto che dal conte Almaviva è stato qui spedito quel signore ad esplorar delle rosine il cuore, nemmeno in casa propria sicuri si può star. Ma io ti batte, ehi, siedi là, battolo, non sentite, in casa il sol, non è timore, aprite. Bravo, degno e vero scolar di Don Basilio,
io saprò come merita ricompensarsi bel suggerimento. Vuoi chiamarla ragazza? Voi che tanto per me vi interessate, mi raccomando a voi, non dubitate. L'affare del biglietto dalla bocca mi è uscito non volendo, ma come far senza un bel ripiego, mi toccava andar via come un bagiano. Il mio disegno a lei ora paleserò, se la consente io son felice appieno. Eccola, al cor sento balzarmi in seno. Venite signorina, don Alonso che qui vedete, or vi dà la lezione. Che cos'è stato? È un gran bel piede. Oh, nulla, vedete a me vicino, bella fanciulla, se non vi spiace un poco di lezione di Don Basilio invece vi darò. Oh, un mio gran piacere, la prenderò. Che volete cantare? Io canto se le aggrada il rondò dell'inutile precauzione. Da brava, incominciamo. Thank you.
bella voce, ma quest'aria cospetto è assai noiosa. La musica nei tempi era altra cosa, a quanto per esempio cantava Caffariello. Quell'aria portentosa, la 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 la, sentite Don Alonso, eccola qua. Quarto, come qua, servito.
ausinar. Presto, presto, andate a letto. Voi paura in verdi fate. Dice bene, andate a letto. Presto, andate a riposare. Presto, andate a riposare. Una borsa. Andate a letto. Fate tutti, fate tutti. Si andrà. Un non so che nell'occhio!
guardate, non toccate, soffiate, soffiate per pietà. Papà, 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 papà
son di sasso. Io non capisco niente. Ma per pietà. Oggi, in gesti amor, per vendermi alle moglie di quel tutti il conte Palmavino. Al conte? O sei delusa, o felice? Mio, mio, mio tesoro, alma viva son io, non son l'indoro. Oh,
piano, facciamo l'unzione nella scala del balcone, pretendiamo via di qua. Ecco che fa una inutile precauzione.